Carissimi fratelli e sorelle, non c'è Orlandino sparso per il mondo che ricordandosi del 22 ottobre, oggi non volga mente e cuore a questo colle benedetto. Il 22 ottobre, ormai da 423 anni, è la festa di Capod'Orlando, è la festa degli Orlandini, è la festa della Madonna, è la festa dell'incontro della madre con i suoi figli. Da che sul promontorio che dicono d'Orlando ti collocava vergine un figlio venerando, qui venne stuol di miseri ad implorar mercè. Alla lunga e interminabile teoria dei miseri e dei peccatori, oggi ci siamo uniti anche noi. Questo monte, lo sappiamo benissimo, è il simbolo della nostra città. Ogni giorno, a volte senza nemmeno farci caso, tanto ci è familiare il suo profilo, i nostri occhi si posano su questa cima, su questo campanile, e noi la immaginiamo, la madre di Gesù, sempre attenta, sollecita, preoccupata a vegliare sulle nostre famiglie. E non a caso la Madonna ha scelto questo luogo, testimone muto della storia del nostro territorio, quasi a volerci dire che tutto si ricapitola in Cristo.